Ehi, qui. Oh! Vai, barba, vai! No! Ti prego, non farmi del male, sono disarmato. Ehi, un momento, non sono No, no, disarmato. no, 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 no. Con la guida con barba. Tu sei l'esaminatore, Salve a tutti. io sono Allora, il tizio che l'ha addestrato e Barba è l'alunno. Signor Barbaroffa, oddio, sì. Vada Stai avanti, calmo, prego. Barba, stai calmo. Signor Barbaroffa, l'abbiamo fatto mille oddio. Volte. Sì, va bene. Lascia andare l'afflizione come se stesse svitalinando la sua ragazza. Ok. No, mio Dio, che va bene. Sto andando bene. Vedi che l'ha capita, però. Sì. Ma perché sono tutti contromano, esaminatore? più a destra, deve destra, stare barba, a destra, barba. Non quella Ok, sì. È che sono un po' teso, ho le mani un po' sudate e tende a scivolarmi il manubrio. È un volante, stai andando bene. Il manubrio ce l'ha la bici. Cosa? Come il manubrio ce l'ha la bici? Non me l'avevano detto in teoria. Oh mio Dio. Signori, io dico che dobbiamo terminare qui. No, mi dia un'altra possibilità. Mi dia un'altra possibilità. Va bene, solo un'altra, se no le secco il. No. Inseguo la betoniera. Vedrà che inseguendo la betoniera andrà tutto quanto bene. Ma pensa se dentro ci sono delle barbabietole. Sarebbe una bietoniera. Una barba. Ok, prenda l'autostrada. Perfetto. Si ricordi di rimanere a non più sotto ai 130 km/h. Ok. Il minimo. Quella signora sono 10 punti. Aveva preso a calcio un gattino. Ma perché Barba non sa guidare? Io so guidare benissimo. Chiedete a Federella come parcheggio la macchina. Come parcheggi la macchina, Federella? In piedi. Ecco, okay. Qua, guarda che questa curva meritava. Questa curva era buona, era bella, meritava. Diciamo ma quel la verità. A tre posti, no. Allora, ok. Vedo che sta prendendo dimestichezza la. Ecco. Forse sta arrivando un treno. No. Sta arrivando un treno. No. Guardi che si sbaglia. Oddio. Sto prendendo al contrario. No. Oh. Tranquillo. Oh. Cosa può andare storto? Figurati. Che cazzo. Oh mio Dio. Non è Man in Black. Siamo vivi. Mamma mia. Che cazzo è successo? Però come esaminatore lei è un pochino troppo severo, eh. Ecco qua. Ecco. No. Dai, poteva andar peggio. Si stanno bagnando le scarpe. Allora, ce l'ho la patente. Ma baffa. Io sono molto annegato, maledetto. Seppellitemi con la mia patente nuova. Dov'è Barbo? Non mi avrai quittolo, mai. Quittolo. Quello è un palo, sì. Anch'io ho super doti alla guida. No. Quindi è inutile che giri in tondo. Vuol dire che è potente. Perciò prende fuoco. Vienimi a prendere, io sono un istruttore di guida, bitch. Surprise, motherfucker! Ciao! Oh! È passato in mezzo l'auto della pula. Dov'è Manfredo? Mi sta inseguendo la polizia come se non ci fosse un domani. Mi hanno spaccato tutte le ruote. Tu e le tue manovre di persecuzione. Guarda. Nessuno ce l'ha con te. Veramente io sento delle sirene. È solo frutto della tua immaginazione. Smettila, Ulisse. Mi è venuta in mente una cosa rivoluzionaria nella industria dolciaria. Fare dei biscotti a base di biscotto sì. E a base di paglia e letame. Chiamarli i pan di stalle. Dite che potrebbe funzionare. È un'idea geniale. Merda. Non ci troveranno mai. Dai, cosa può andare sto? Io la metto in soggettivo. Non ci troveranno mai. Voglio uscire. Non ci troveranno mai. Oh Madonna. Vieni Quittolo. Arrivo. Vieni Quittolo, ci fanno il culo. Vai. No! Barbaroffa è morto. Mi hanno assalsicciato. Che palle libere. Vivere è una merda. Meno male che. Avete ammazzato Barbaroffa! Bastardi! E io me ne vado. Allora, io adesso non sono più inseguito dalla polizia, quindi posso venire a prendervi. Dov'è? Ma se soltanto avessi delle granate in questo momento sarebbe bellissimo. Ah, no, Quittolo, no!
Oh mio Dio, mi hai saltato. Hai visto che cosa ho fatto? Mi hai saltato. Va bene, prendiamo la moto. Vai, Barba. Vai, prendete la moto. Vai. Vai, Guido. Scappiamo insieme. Andiamo. Andiamo verso la moto. Oddio. Ma mi siete venuti addosso voi? Perché una stellina? È una macchina che è venuta addosso. È venuta addosso. Dove sei finito? Sono dietro di voi. Ah, ok. Vai avanti. Ma oh, no, c'ho due stelline. Noi ce ne abbiamo tre, ci sta sparando l'elicottero. Siamo in moto e ho perso la ruota di dietro. Non posso curvare. Marcus, mi hanno piazzato una taglia di 3.000 euro su di me. Io sto andando a caso perché non riesco a trovare il pallino che mi identifica Edoardo. Davvero? Non avrei detto. Mi vedo. Una guida così ordinata, proprio a polline, a cazzo. Ah, eccolo. Lo vedo. Il problema è che ci sono altri player perché mi hanno messo una taglia addosso. Mamma mia, non che ti preoccupare, ma i capelli non ce li ho. Ops. Oh. E ho un cofano sopra il cofano. Anch'io. Beh, no, okay. Uno di riserva. È come la ruota di scorta. Vai, manovra così. Madonna. Mamma mia, mamma mia. No, ha vinto lui. Maledetto, però c'è la polizia che ti insegue. Prendi questo. Piu 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 piu. Il bello che io sto andando contro Edo. Oh mio Dio. Mamma mia. Guarda come guida bene, perché io non posso guidare come lui. Vai, Barba, ce la puoi fare. Tranquillo. Inseguilo. Ma sì. Inseguilo. Vabbè, non è che stai proprio messo benissimo. Ora che ti vedo da vicino. Ma cosa dobbiamo fare? Io sto sparando a Edoardo. Anche l'altra è andata bene, adesso sono più bilanciato. Ma salve agenti, mi stanno sparando. Grazie. Non mi avrete mai. Questo lo dici tu. Mamma mia. Mamma mia, che cazzo ha fatto il non bando? Ho le ruote. Fra un po' non avrei neanche più la vita. No. Accidenti, Barba, siamo quelli che ci stiamo per rimettere. No. Io non vomito mai. Che ne dite, spiaggia, se ci facciamo una pausa ora che scendiamo in spiaggia? Sì, va bene. Ah, basta. Guarda, questa è casa mia per quando vado al mare. Ah, io sto qua. Non male. Bella attrezzata. Sì, insomma, è piccola, però ci cioè, porti ci porti sì, ci porto Pamela le ipe. Il monolocale per la monolocale. Io vorrei dirvi che siamo riusciti a scappare. Beh. E dai, cioè, facciamo un'uscita virile. Salutiamoci in modo virile, guardando il mare. Oh no! Oh no, di nuovo. Ha detto virile. Come ha detto? No. Ha detto virile. Muori, figlio di puttana! Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni.